Punta sempre più in alto il nuovo corso dell'Elvi Regina Volley che, dopo la triste scomparsa la scorsa estate di Tito Antinori, si rinnova nell'organico societario, tecnico e parco giocatrici. Noi vorremmo veramente con tutto il cuore e con tutto quello che possiamo fare strutturarci perché questa diventi, come perlomeno è, la prima squadra di Macerata. Noi stiamo facendo il tutto. Nessun progetto, nessuna ambizione può essere coltivata se dietro non c'è un'organizzazione ben precisa e ben strutturata. Io sono un po' la continuità tra quello che era la società guidata da Tito e quella che oggi invece è la società guidata dal presidente Paolella. I passi che stiamo facendo sono quelli giusti, le persone che si stanno impegnando e stanno occupando ognuno il proprio ruolo sono perlomeno per il momento, per il giudizio che posso dare fino a questo momento, sono le persone giuste che ci possono permettere di guardare avanti con molto ottimismo. Dovevamo in qualche modo, come ho già detto, a livello di società avere un organigramma solido, oggi l'abbiamo dimostrato e quindi una volta tanto dalle idee adesso si passa alla politica del fare e c'è tanto da fare in questo momento. Lo sport lo insegna, tutto parte dalla motivazione, ma molto spesso mi viene in mente una frase di Lucchetta quando insomma, ha vinto quello che ha vinto, è diventato, come tutti sappiamo, la prima volta campione del mondo, la tristezza di un secondo dopo quando ha provato e ha realizzato che aveva fondamentalmente raggiunto il suo obiettivo, ecco, la tristezza mista a quella soddisfazione. Adesso non è che sto paragonando questo momento Lucchetta, ma per carità, il discorso è che comunque in questo momento noi abbiamo voglio dire degli obiettivi ben precisi, siamo ansiosi, ripeto, di portarli avanti, di raggiungerli, e in questo momento, ripeto, stiamo incominciando a portare avanti e a intraprendere questo lungo cammino, e questa è la sfida che ci piace sostanzialmente. In società è entrata anche la nuova figura del direttore marketing e comunicazione Massimiliano Balducci, già sponsor, che ha coniato il nuovo motto "Noi ci crediamo". Noi ci crediamo perché? Perché questa squadra è veramente, secondo me, un gruppo meraviglioso. Delle ragazze volenterose, uno staff tecnico preparato. Quindi questo potenziale che io, diciamo, ho riscontrato in questa squadra ci autorizza veramente a sognare in grande già quest'anno. Anche dal punto di vista tecnico le strategie vengono unificate grazie alla collaborazione tra i vari allenatori e le varie allenatrici. Facciamo delle riunioni tecniche mensilmente in cui ci confrontiamo sia con le problematiche dei vari gruppi sia per la progettazione del lavoro futuro che abbiamo in palestra. Bisogna tenere presente che siamo una società molto grande in cui abbiamo anche gruppi multipli, ad esempio abbiamo 4 under 13, 2 under 14 e quindi sono delle ragazze che poi dopo andranno in futuro a giocare insieme per cercare sempre di più di migliorare. Quindi la collaborazione tra gli allenatori è fondamentale, cerchiamo tra l'altro di insegnare la stessa pallavolo in modo tale che cambiando allenatore nel gruppo non si senta la differenza per le ragazze. Ognuno porta la propria esperienza, ma sicuramente lavoriamo tutti su un livello tecnico molto alto e su una linea guida che abbiamo deciso e stabilito insieme. Infine, a poco più di un mese dal suo arrivo, sentiamo un piccolo bilancio di Anna Grizzo, nuovo apposto della prima squadra. Per quel che riguarda il gruppo ragazze è fantastico, cioè, mi hanno accolto in modo splendido e questo si vede anche poi nel gioco in campo, okay? La società lo stesso, insomma, hanno cercato di farmi sentire subito a mio agio, ci sono riusciti. Con lo staff c'è sempre un confronto e quindi diciamo molto bene anche quell'aspetto lì.